Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per il progetto che avete visto in anteprima, oggi ho scelto il Chuck Batik della Tessiland in questa bellissima sfumatura che è il turchese. Sono gomitoli da 100 grammi per 380 metri di lunghezza. La casa consiglia di usare i ferri dal 3 a 3,5, mentre l'uncinetto del 4. Io per il mio progetto ho scelto l'uncinetto del 5. Detto questo, vi lascio al tutorial. Questa volta iniziamo con una catenella un po' diversa, una catenella elastica, almeno io la chiamo catenella elastica. Andiamo a fare un nodino e faccio due catenelle, quindi uno e due, è una cosa semplicissima. Allora, nel mio progetto originale io ne ho montati 52, mentre qui farò un piccolo campione, ne monto di meno. Quindi ho fatto due catenelle, entro nella prima dall'uncinetto così, prendo il filo e tiro. Quindi abbiamo due assoline sull'uncinetto. Prendo il filo sull'uncinetto e chiudo la prima asolina. Chiudo tutte e due insieme. Ok, vedete? Si è formato una asolina grande e una asolina piccola, questa asolina qui. Quindi entriamo in questa asolina, pesco il filo, vedete? Chiudo la prima asolina. Vedete, questa che si è formata, questa è quella che prenderemo dopo nel giro successivo e chiudo tutto insieme. Chiudo tutte e due. Quindi entro nella solina che si è formata, pesco il filo, chiudo una maglia, quindi questa è la solina e poi chiudo tutto insieme. Entriamo nella solina che si è formata, quindi questa, prendo il filo, tiro, chiudo uno. E poi chiudo due. Entro in questa maglia, tiro il filo, chiudo uno e chiudo due. Ok, continuiamo così, vedete? Entro qui, ne lavoro prima uno e poi ne lavoro due. Entro nella solina, tiro, chiudo uno e poi chiudo tutti e due. Entro qui, chiudo. Chiudo uno e poi chiudo tutte e due. Formano praticamente delle maglie e noi lavoriamo direttamente sulle maglie basse, vedete? E viene anche comodo. Quindi lo faccio rivedere di nuovo. Quindi abbiamo la solina, questa qua che si è formata, quindi entriamo nella solina, peschiamo il filo, chiudiamo uno e poi chiudiamo tutte e due. È una cosa semplicissima, vedete? Allora, io nel mio progetto originale ne ho montate 52, qui ne faccio di meno perché è un piccolo campione. Quindi montiamo le maglie, ne montiamo le catenelle, la catenella elastica e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminata di montare la mia catenella, vedete, guardate che bella, è veramente, guardate che elastica, appunto, vedete, è elastica. Allora, montate le mie catenelle, andiamo a chiudere la prima con l'ultima. Quindi, come andiamo a chiudere? Io prendo la catenella così, vedete? Prendo la catenella così, qui sono sul dritto della catenella, qui è il rovescio della catenella, vedete? La porto tutta così dritta, così. Prendo la prima catenella, che sarebbe questa, la prima catenella, la giro così. Vedete? Entro direttamente qui, nella prima catenella, qui e chiudo con una maglia bassissima. Ok, e chiudo così. E abbiamo chiuso la nostra catenella elastica. A questo punto andiamo a fare il primo giro, il primo aumento. Quindi mi vado ad alzare con 3 catenelle, entro nello stesso punto e vado a fare maglia alta, 2 catenelle. E due maglie alte, quindi questo è il nostro primo, la nostra prima punta. Ok, quindi due maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Faccio 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro direttamente nella maglia successiva senza saltare maglie, nella maglia successiva e vado a fare punto V, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Ok, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, salto 2, quindi 1 e 2, entro nella terza e vado a fare maglia bassa. 2
2 catenelle, salto 1, 2, entro nella terza maglia e vado a fare un punto V. Quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta. 2 catenelle, 1, 2 catenelle, salto 1, 2, entro nella terza maglia bassa. 2 catenelle, salto 1, 2, entro nella terza punto V. Quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta. Quindi abbiamo finito, vedete il primo lato. Adesso andiamo a fare l'altra punta. Quindi nell'altra punta vado a fare 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva qui e vado a fare il mio aumento. Quindi maglia alta, diciamo la punta, ecco, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, ecco qui, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, quindi entro qui e vado a fare un punto V, maglia alta, catenella, catenella e maglia alta. 2 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza e vado a fare maglia bassa. 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie, quindi 1 e 2, entro nella terza e vado a fare un punto V. Quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta. 2 catenelle, salto 1, 2, vado nella terza maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, salto 1 e 2 maglie, entro nell'ultima maglia, vedete l'ultima maglia che mi è rimasta, quindi salto 1, 2, entro nell'ultima maglia e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella, catenella e maglia alta. Ok, quindi vado a fare 2 catenelle e mi vado a chiudere. A questo punto la chiusura, noi ci dobbiamo chiudere nella terza catenella, quindi 1, 2, 3, qui dobbiamo fare la nostra chiusura con una maglia bassissima, quindi ripartire con un nuovo giro passando qui, vedete, nelle 2 catenelle del nostro aumento. Invece no, chiudiamo diversamente, lavoriamo diversamente questa volta. Quindi vado a prendere il filo sull'uncinetto. Salto le 3 catenelle, vado nella maglia questa, nella seconda maglia alta e la lavoro a rilievo. La lavoro così a rilievo. Ok, ho lavorato la maglia a rilievo. Prendo il filo sull'uncinetto, quindi non mi chiudo direttamente, ma lavoro tipo a spirale, ecco, lavoriamo a spirale. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta. Quindi ho fatto una maglia a rilievo, la maglia all'interno, maglia a rilievo, e poi ho fatto una maglia alta. Vado a fare 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, prendo la prima maglia alta, questo è l'aumento, vedete ci sono 2 maglie alte, prendo la prima e la lavoro a rilievo. Ecco qua. Quindi abbiamo chiuso, vedete? Viene un tantino più alto, diciamo, questo diciamo spazietto, ma poi lavorando non si vede più. Qui andiamo a mettere un segnapunti, così sappiamo che questo è il punto dove noi ci dobbiamo, finiamo il giro. Quindi qui è la parte, il lato dove finiamo il giro. Quindi il primo giro del motivo è terminato. A questo punto andiamo a fare il secondo giro del motivo. Quindi qui abbiamo finito il primo giro e ho iniziato facendo l'aumento qui, ho iniziato il secondo giro. Nel secondo giro andiamo a fare 2 catenelle, entro qui nello spazietto e vado a fare maglia bassa. Qui c'è il punto V, prendo il filo sull'uncinetto, la prima maglia del punto V. La lavoro a rilievo, quindi una maglia a rilievo,
Dentro il punto V vado a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Quindi un ventaglietto, vedete? Una l'ho presa a rilievo, 5 maglie alte e l'ultima maglia del punto V la vado a prendere a rilievo. Ok, ho fatto il mio ventaglietto. Qui c'è la maglia bassa, entriamo nella maglia bassa e andiamo a fare maglia bassa. Passiamo nel secondo ventaglietto, quindi prendo il filo sull'uncinetto, vedete il punto V, quindi la prima maglia del punto V la prendo a rilievo, lavoro a rilievo, dentro il punto V 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte. Qui c'è la seconda maglia del punto V, la prendiamo a rilievo. E ci chiudiamo nella maglia bassa qui, con una maglia bassa. Filo sull'uncinetto. Prendo la prima maglia del punto V, vedete questa, e vado a lavorare una maglia a rilievo davanti. Dentro il punto V vado a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte. Filo sull'uncinetto, entro nell'ultima maglia, vedete, nella maglia del punto V, la lavoro a rilievo. Mi chiudo nello spazietto delle 2 catenelle, quindi prima dell'aumento ci sono le 2 catenelle qui. Mi chiudo con una maglia bassa, così. Vado a fare 2 catenelle. Qui c'è l'aumento, quindi abbiamo maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Allora, io salto una maglia. Vado in quella nella seconda maglia e la prendo a rilievo davanti. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. La prima maglia delle due la prendo a rilievo davanti. Ok, quindi abbiamo lavorato, vedete, le 2 maglie a rilievo. Adesso passiamo qui ai punti V. Vado a fare 2 catenelle. Entro qui nello spazietto delle 2 catenelle, vado a fare maglia bassa. Qui abbiamo il punto V, quindi nel punto V andiamo a fare il ventaglietto. La prima maglia la prendiamo a rilievo davanti. Poi lavoriamo le 5 maglie alte dentro il ventaglietto. 2, 3, 4, 5 maglie alte. La maglia del punto V la prendiamo a rilievo. Ecco qua. Adesso c'è la maglia bassa, ci chiudiamo con una maglia bassa. Prendo quindi ventaglietto successivo, filo sull'uncinetto, la prima maglia la lavoro a rilievo, poi vado a fare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte, questa del punto V la prendo a rilievo. Mi chiudo con una maglia bassa sopra la maglia bassa. Ecco qua. Qui abbiamo l'ultimo punto V, quindi prendo il filo sull'uncinetto, lavoro la prima maglia a rilievo, le 5 maglie alte dentro il punto V. Quindi 5 maglie
5 maglie alte, prendo il filo sull'uncinetto, entro in questa maglia, vedete, del punto V, e vado a fare una maglia a rilievo. Mi chiudo nelle due, vedete, nelle due catenelle con una maglia bassa così. Ok, e ho finito il giro, quindi io adesso faccio 2 catenelle e mi chiudo qui per finire il giro. Invece facciamo 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, non ci chiudiamo direttamente, andiamo a prendere la prima, la maglia del, vedete, del punto V, questo nella punta, la prima, la seconda maglia, cioè, e vado a prendere la maglia a rilievo. Vedete? Poi prendo la maglia, l'uncinetto, vado e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro di nuovo, maglia alta, filo sull'uncinetto e prendo la maglia a rilievo. Quindi questa maglia a rilievo davanti. Quindi stiamo iniziando, vedete? Qui abbiamo iniziato il prossimo giro. Allora, il motivo si conclude qua, perché il motivo si sviluppa in 2 righe, quindi una riga di punti V, una riga di ventaglietti, ma comunque continuiamo ancora. Allora, adesso dobbiamo fare i punti V. Qui abbiamo fatto la maglia bassa e abbiamo chiuso il giro, quindi qui si conclude questo giro. Andiamo a fare il prossimo giro, il giro dei punti V. Allora, il giro dei punti V, andiamo a fare 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro sempre nello spazietto qui delle 2 catenelle, entro qui e vado a fare un punto V. 2 catenelle e maglia alta, quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, quindi 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle. Andiamo qui nel ventaglietto, dentro il punto V abbiamo 7 maglie, quindi 2 a rilievo e 5 maglie all'interno. Andiamo sulla quarta, quindi nella punta del ventaglietto. Entriamo così e andiamo a fare maglia bassa. 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, qui abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare un punto V. Sopra la maglia bassa un punto V. Quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Ora faccio 2 catenelle, si è fatto un nodino, vediamo se si può togliere questo nodino, ok. Quindi 2 catenelle, vado qui nella quarta nella quarta maglia, quindi sulla punta del ventaglietto, e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa, vado a fare un punto V. Quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta, 2 catenelle, qui vado a fare nel ventaglietto, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, e qui abbiamo le due, vedete, la maglia bassa, quindi qui viene il punto V. Non lo facciamo nella maglia bassa, ma lo facciamo dentro le due catenelle. Quindi entro nelle due catenelle e vado a fare il mio punto V, quindi maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ok, vedete? Quindi mi sono chiusa nel ventaglietto, ho fatto le 2 catenelle, poi qui c'è la maglia bassa, non la facciamo il punto V, non lo facciamo il punto V sopra la maglia bassa, ma lo facciamo dentro le 2 catenelle. Poi andiamo a fare 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, entro in questa maglia, vedete? Quindi questo è il punto V, entriamo in questo punto V all'interno. Quindi la prima la prendiamo a rilievo, poi vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro di nuovo maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, prendo la maglia a rilievo e la lavoro a rilievo. Ok, vedete? È veramente grazioso così, viene veramente grazioso. Allora, 2 catenelle, iniziamo l'altra metà. Quindi 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, qui nello spazietto andiamo a fare il punto V, quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta. 2 catenelle, vado qui sul ventaglietto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, qui c'è la maglia bassa e vado a fare un punto V, maglia alta, catenella, catenella, maglia alta,
2 catenelle, entro qui e vado a fare maglia bassa 2 catenelle, maglia bassa, vado a fare il punto V, quindi maglia alta, catenella, catenella e maglia alta. Allora, siamo alla fine, vedete? Quindi faccio 2 catenelle, entro qui nel ventaglietto e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle. Qui c'è, vedete, la maglia bassa, non ci chiudiamo nella maglia bassa, ma nello spazietto delle 2 catenelle e andiamo a fare un punto V. Quindi maglia alta, catenella, catenella e maglia alta. 1 e 2. Iniziamo il prossimo giro. Adesso io vi faccio l'ultimo giro perché poi il lavoro è semplicissimo, dovete fare sempre la stessa cosa. I passaggi più importanti erano questi delle 2 catenelle, degli aumenti. Allora, ho fatto le 2 catenelle, ho terminato il giro, quindi quando io devo terminare il giro mi chiudo in questa maglia e vado a fare una maglia bassa e il lavoro è chiuso. Allora, noi stiamo lavorando a spirale, quindi prendo il filo sull'uncinetto e iniziamo il punto dei ventaglietti. Quindi io faccio l'inizio, vi faccio vedere come inizio e poi continuate da sole perché tanto il lavoro è veramente semplicissimo, è facile, un lavoro semplicissimo. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia qui dell'aumento e vado a fare una maglia a rilievo davanti. Poi prendo il filo, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta, filo sull'uncinetto, prendo la maglia a rilievo, questa qui, e la lavoro a rilievo. Ok, abbiamo fatto, vedete l'aumento. Adesso è la volta dei ventaglietti. Quando dobbiamo fare il punto V dopo l'aumento, andiamo a fare 2 catenelle nello spazietto punto V. E poi 2 catenelle ci chiudiamo nella maglia nel ventaglietto. Invece, quando dobbiamo fare il ventaglietto, andiamo a fare 2 catenelle, ci chiudiamo nello spazietto delle 2 catenelle con una maglia bassa, così, e poi andiamo a lavorare il nostro ventaglietto. Quindi la prima maglia la prendiamo a rilievo, poi andiamo a fare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie. Qui c'è la maglia del punto V, la andiamo a lavorare a rilievo. Ok? Quindi questo è semplicissimo, questo è il lavoro che dobbiamo fare per la lunghezza naturalmente desiderata. Ok? Quindi continuiamo così. Quindi adesso andiamo sulla maglia qui del ventaglietto e ci chiudiamo con una maglia bassa. Prendo il filo sull'uncinetto e ricomincio a fare il mio ventaglietto nel punto V. Ok? Quindi mi chiudo qui e così via per i giri naturalmente che vogliamo. A questo punto io metto da parte il mio campione e prendo il progetto originale. Allora, preso il mio poncho, il mio progetto originale, io adesso vi dico tutte le misure. Allora, come larghezza, quindi io misuro da una punta all'altra punta, il mio lavoro misura 75 cm. E come altezza, quindi partendo da questo punto qui, come altezza, misura 55 cm. Quindi partendo da qui, se parto da qui, praticamente 55 sono di più. Vediamo un po'. 55 sono 60 centimetri. Allora, quindi il lavoro è questo. A questo punto che abbiamo fatto tutti i giri che ci servivano, andiamo a dividere il nostro, diciamo, lato. Vedete il lato del poncho, lo andiamo a dividere per ricavare, diciamo, uno scalfo manica. Dai segnapunti io mi sono segnata, vedete, lo scalfo della manica abbastanza largo ed ho contato i ventaglietti, quindi a partire dalla prima punta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vedete? 7 ventaglietti. Subito dopo viene il punto V e ho messo il mio segnapunti. Vedete? Ho ricavato lo scalfo della manica. Lo stesso modo andiamo a fare dall'altra parte. Allora, prima di occuparci della manica, andiamo a fare i nostri ventaglietti qui. Quindi io ho tagliato il filo e ho chiuso. E ho chiuso, vedete? Ho chiuso il giro. A questo punto andiamo ad iniziare di nuovo con i ventaglietti.
Quindi io entro nella punta qui e vado a fare una maglia bassissima, ok, e 3 catenelle che valgono come prima maglia alta. Quindi entro nello stesso punto e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro di nuovo e vado a fare maglia alta e maglia alta. Quindi vedete, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Qui abbiamo la maglia, le 2 catenelle, quindi andiamo a fare 2 catenelle e ci chiudiamo qui nello spazietto delle 2 catenelle con una maglia bassa. Andiamo a fare il ventaglietto, quindi maglia a rilievo, 5 maglie alte dentro il ventaglietto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte dentro il punto V. L'ultima maglia del punto V la vado a lavorare a rilievo. Vedete? Quindi vado a fare maglia bassa sopra la maglia bassa. Dentro il punto V vado a fare il mio ventaglietto. Quindi continuiamo con i ventaglietti e arriviamo proprio qui allo scalfo, diciamo, lo scalfo della manica, dove abbiamo messo il marcapunti per ricavare, diciamo, la manica. E ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata ai 2 punti V. Vedete dove abbiamo messo il segnapunti per lo scalfo della manica. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo a fare un ventaglietto però prendendo tutte e 2 punti V. Prendo il filo sull'uncinetto, la prima maglia, questa del primo punto V, vedete sono 2 punti V. La prima maglia del punto V la lavoro a rilievo. Entro e vado a fare 1 e 2 maglie alte. La terza maglia alta prendo sia questo punto V che il punto V, l'altro punto V, quindi tutti e 2 punti V. Quindi guardate, quindi ho fatto la prima maglia a rilievo, quindi qui c'è un punto V e qui c'è il secondo punto V. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto V e nel secondo punto V e lavoro la quarta maglia. La quarta maglia alta, ecco qua, vedete, unito. Adesso qui verrà un altro ventaglietto. Quindi ho fatto 4 maglie, 3 maglie alte, 4, la quarta e la quinta la vado a fare in questo punto V dall'altra parte, diciamo, vedete? E la settima maglia alta la vado a fare a rilievo, così. Quindi ho fatto un ventaglietto un po' aperto, ma sempre un ventaglietto. Ok? Quindi continuiamo a fare i nostri ventaglietti. Quindi qui c'è la maglia bassa, mi vado a chiudere con una maglia bassa. Qui c'è il punto V, vado a lavorare il mio ventaglietto. Quindi una maglia a rilievo, 5 maglie alte, 2, 3, 4. 5 maglie alte, prendo il filo sull'uncinetto, lavoro maglia a rilievo. Quindi continuiamo con i ventaglietti, facendo i ventaglietti. Arrivati qui, ci vediamo qui per continuare. Sono arrivata alla punta, ho fatto il ventaglietto, adesso vado a fare una maglia bassa qui nello spazietto delle 2 catenelle, poi vado a fare 2 catenelle e vado a fare il mio qui le maglie alte. 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quindi 2 maglie alte. 2 catenelle e 2 maglie alte. Li potete fare anche a rilievo, eh? Adesso andiamo a lavorare l'altro lato, quindi 2 catenelle. Entro nello spazietto delle 2 catenelle, vado a fare maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto e ricomincio a fare i miei ventaglietti. Quindi continuiamo a fare i ventaglietti e arriviamo qui, vi faccio vedere naturalmente di nuovo come andiamo a chiudere con i ventaglietti qui lo scalfo della manica. Allora, sono arrivata alla seconda, vedete, al secondo scalfo della manica, quindi andiamo a chiudere lo scalfo della manica. Quindi abbiamo
due punti V, uno da una parte e uno dall'altra parte, quindi dobbiamo lavorare un ventaglietto in due punti V. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia del primo punto V e vado a fare una maglia a rilievo, la prima maglia a rilievo. Entro dentro qui, dentro il primo punto V e vado a fare 1 e 2 maglie alte. La terza maglia alta, quindi devo fare 5 maglie alte dentro il punto V, un punto V. La terza maglia alta la vado a fare prendendo sia un punto V da una parte, sia il punto V dall'altra parte. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro prima in questo punto V e poi entro nell'altro punto V. Tiro il filo e vado a fare la terza maglia. Vedete? La terza maglia prendendo due punti V, quindi entriamo nel punto V successivo, quindi 1 e 2 maglie alte si fanno 5 e l'ultima maglia, vedete, questa maglia del punto V la prendo a rilievo. Ok, ho chiuso lo scarfo della manica facendo un ventaglietto. Adesso continuiamo a fare i nostri ventaglietti, quindi qui abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare maglia bassa, qui c'è il punto V, andiamo a fare un ventaglietto, quindi continuiamo fino alla fine, chiudiamo il giro e ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto il ventaglietto, la maglia a rilievo. A questo punto mi chiudo nelle due catenelle qui con una maglia bassa, due catenelle, e vado a chiudere il mio giro con una maglia bassissima qui nelle tre catenelle. Maglia bassissima, ok. Adesso tagliamo il filo. Allora, io con i giri mi fermo come giri, come lunghezza, io mi fermo qui. A questo punto, terminati il giro di ventaglietti e unito, vedete, lo scarfo della manica, occupiamoci della manica. Allora, quindi io parto da una maglia bassa, quindi partiamo da questa, vedete, da questa maglia bassa. Quindi entro in questa maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima, così, una catenella, rientro di nuovo e vado a fare una maglia bassa. E questo è l'inizio. Andiamo a fare il ventaglietto. Quindi qui vediamo che c'è il ventaglietto che abbiamo fatto qui nello scarfo della manica. Quindi questo è un punto V e questo è un altro punto V. Quindi questo lo possiamo anche togliere. Togliamo il segnapunti. E andiamo a fare il ventaglietto, quindi abbiamo fatto la maglia bassa, qui c'è un punto V e un secondo punto V. La prima maglia la vado a prendere a rilievo qui, poi qui vado ad entrare e vado a fare 2 maglie alte, qui vado a fare la terza maglia alta, nel secondo punto V vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Quindi abbiamo fatto maglia a rilievo, 5 maglie alte e poi l'ultima maglia la andiamo a prendere sempre nel punto V, la andiamo a prendere questa a rilievo. Quindi abbiamo fatto un ventaglietto da una parte e un ventaglietto dall'altra parte. Ora, quando andiamo a fare il secondo giro, si stringe un po', quindi ci chiudiamo nella maglia bassa, entriamo nel punto V e andiamo a fare il ventaglietto, quindi maglia a rilievo, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, l'ultima maglia del punto V la lavoriamo a rilievo, qui c'è la maglia bassa, maglia bassa, qui c'è la maglia, il punto V, andiamo a fare un ventaglietto, quindi maglia a rilievo, 5 maglie alte, quattro e 5 e la maglia a rilievo del punto V. Quindi continuiamo per tutto il giro, naturalmente lavorando il nostro motivo. Quindi lavoriamo il motivo per tutto il giro e poi ci vediamo alla fine per continuare. Allora, sono arrivata alla fine alla maglia bassa, vedete, ho fatto il ventaglietto,
la maglia rilievo qui nel punto V, l'ultimo punto Q, mi vado a chiudere nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, quindi qui vado a fare una maglia bassissima e ho chiuso il primo giro. Andiamo a fare il secondo giro. Ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Quindi andiamo a fare un punto V, quindi 3 catenelle e 2 catenelle di separazione. Rientro di nuovo e vado a fare il primo punto V. 2 catenelle, mi chiudo qui nella maglia al centro del ventaglietto. Quindi questa è una maglia a rilievo, 1, 2, qui. In questa maglia vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, passiamo nella maglia bassa successiva, quindi questa, e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta. Okay? Quindi questo è il lavoro che dobbiamo fare. Vedete, non si vede niente completamente. Andiamo a fare 2 catenelle, vado qui in alto al ventaglietto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa, vado a fare un punto V. 1, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, ventaglietto, maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa, andiamo a fare punto V. Quindi maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Quindi continuiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Sono arrivata alla fine, al punto V, ho fatto le 2 catenelle, mi vado a chiudere nella terza catenella, quindi 2 maglie sono qui nella terza catenella con una maglia bassissima, quindi 1, 2 e qui mi chiudo. Ok. Con una maglia bassissima mi sposto dentro, vedete, dentro il punto V, mi alzo con 3 catenelle e vado a fare le 5 maglie alte, quindi 3 catenelle sostituiscono la prima, ho fatto la seconda, la terza, la quarta e la quinta maglia alta. Questa del punto V la vado a prendere a rilievo davanti. Okay, quindi qui c'è la maglia bassa, mi vado a chiudere con una maglia bassa. Qui abbiamo il punto V, lavoro il mio ventaglietto. Maglia a rilievo, qui nella maglia bassa vado a fare una maglia bassa. Quindi continuiamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine per continuare. Arrivati alla fine, ho fatto il ventaglietto, adesso devo fare la maglia bassa qui sopra la maglia bassa del ventaglietto, maglia bassa, e mi vado a chiudere con una maglia. Vedete, qui abbiamo l'inizio, quindi abbiamo iniziato con 3 catenelle, abbiamo fatto le 5 maglie e la maglia a rilievo, mi manca una maglia a rilievo, quindi vado a fare filo sull'uncinetto, prendo la maglia a rilievo così e mi chiudo nella terza catenella qui con una maglia bassissima. Quindi adesso riparto con un nuovo giro con la maglia bassa, quindi maglia bassa e punti V. Quindi quando siamo con il ventaglietto ripartiamo dalla maglia qui, dalla terza maglia, quindi una, cammino 2 e cammino nella terza, vedete, nella terza maglia faccio una catenella, rientro di nuovo, maglia bassa, quindi ripartiamo con un nuovo giro, 2 catenelle, vado nella maglia bassa e vado a fare il punto V, quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta. Ok, quindi questo è il nostro lavoro. Quindi quando abbiamo il punto V ripartiamo facendo le 5 maglie alte dentro il punto V, poi ci chiudiamo con l'ultima maglia a rilievo, camminiamo fino alla maglia centrale del ventaglietto e ripartiamo con un nuovo giro, maglia bassa, 2 catenelle e punto V.
Quindi questo è un giro che dobbiamo fare per la lunghezza naturalmente che desideriamo. Quindi andiamo avanti con i giri della manica, quindi deve essere abbastanza larga la manica. Quindi se volete continuare, prima di chiudere lo scalfo della manica, volete andare avanti con i giri, farlo più lungo il poncio, lo potete fare benissimo. Io ho fatto un mini poncio. Quindi andate avanti con i giri della manica fin quando non raggiungete la lunghezza desiderata e il vostro progettino è pronto per essere indossato. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti!